In questo numero di Motori Magazine, quinta generazione per Range Rover, Nissan Townstar, il nuovo commerciale compatto anche 100% elettrico, Suzuki GSX S1000 GT, protagonista del Premier Show. Land Rover ha presentato la quinta generazione di Range Rover, che porta la filosofia del design modernista a un livello superiore, reinterpretando in chiave contemporanea il suo profilo inconfondibile. Il lusso moderno è definito dall'armonia delle proporzioni, dalle superfici essenziali e dalle linee precise, supportate da tecnologie che sottendono il design, creando un veicolo unico. I nuovi motori ibridi plug-in da 510 cavalli e 440 cavalli hanno un'autonomia completamente elettrica fino a 100 km. La versione elettrica si unirà alla gamma nel 2024, portando per la prima volta a zero emissioni allo scarico. Grazie al nuovo pianale MLA Flex, il nuovo modello offre ora un passo standard e un passo lungo, e per la prima volta in una Range Rover, 7 posti di lusso. L'innovativa tecnologia di purificazione dell'aria ne migliora la qualità all'interno dell'abitacolo, mentre il sistema di cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare uno degli ambienti interni più silenziosi in circolazione. La versione SV sarà in vendita nel 2022 ed esprime un'interpretazione unica del lusso e della personalizzazione Range Rover, realizzata a mano dalla divisione Special Vehicle Operations. Prezzi a partire da 124.300 euro. Versatilità, tecnologia e elettrificazione. Nissan presenta il nuovo Townstar, il veicolo commerciale compatto disponibile nella versione van e combi, sia con motore 1.3 benzina da 130 cavalli, sia con motore 100% elettrico con batteria da 44 kWh e un'autonomia pari a 285 km. Townstar è il primo modello europeo a sfoggiare il nuovo logo. La versione combi è il mezzo ideale per le famiglie, con numerose soluzioni di carico per un totale di 775 litri. La versione 100% elettrica riflette gli spunti estetici di aria, compresi i fari LED di serie e lo scudo frontale aerodinamico, mentre la versione benzina si distingue per il look aggressivo e dinamico conferito dalla griglia multilivello. 23 le nuove tecnologie in più rispetto alla versione precedente, pensate per chi deve trascorrere tante ore sul veicolo e che rendono il mezzo più comodo e sicuro. Il nuovo Townstar si propone come soluzione efficiente di mobilità sostenibile anche per le consegne dell'ultimo miglio e per le zone a traffico limitato, con un vano di carico da 3,9 metri cubi nella versione van e può ospitare agevolmente fino a 2 euro pallet e 800 kg di peso. I punti di forza ce ne sono tanti, cercherò di riassumerli in 5. Il primo è la versatilità, la possibilità di avere su un'unica piattaforma quello che precedentemente producevamo con due veicoli, quindi 7 versioni: motore benzina, motore elettrico, passo corto, passo lungo, versione furgone, versione per trasporto di passeggeri, quindi tanta versatilità, tanta tecnologia utile ad un cliente che trascorre molte ore del suo tempo conducendo questo veicolo, quindi sistema di comfort e sicurezza, frenata di emergenza in caso di attraversamento di pedoni, la round view monitor, la possibilità di vedere tutto lo spazio di manovra attorno al veicolo in maniera chiara sul display, assistenza al parcheggio automatico, accelerazione e frenata automatica nel traffico per togliere gli stress di guida. L'elettrificazione, visto che diamo una versione 100% elettrico, dobbiamo dare la possibilità a questo cliente di fermarsi quanto meno possibile per la ricarica della batteria, e quindi in solo 40 minuti il cliente ricarica fino all'80% della batteria, fino a un massimo dei 285 km di autonomia. Inoltre una unicità di Nissan, i 5 anni di garanzia o 160.000 km che consentono al cliente di ridurre il costo di esercizio di questo veicolo, il tutto venduto attraverso una rete di concessionari specialisti, Nissan Business Center, con una formazione specifica in grado di assistere il cliente nel suo percorso di acquisto. La Suzuki GSX S1000 GT è pronta al debutto. La nuova Grand Tourer di Hamamatsu è protagonista del Premier Show, manifestazione itinerante che darà modo di scoprirne le caratteristiche e di provarne le performance. Da nord a sud della penisola, il roadshow si svolge nella concessionaria ufficiale Suzuki, dove la moto è inoltre disponibile anche per un test ride in compagnia di personale Suzuki. Chi volesse prenotare la visita in salone e la prova su strada dovrà contattare il concessionario, anche attraverso la piattaforma Smart Meet. La nuova Suzuki GSX S1000 GT completa il rinnovamento della gamma GSX S.
Il modello rivendica il primato della categoria, abbinando sportività a doti da passista, caratteristiche che le permettono di esprimere su strada il concept all'origine del progetto e di incarnare la pura essenza del piacere di guidare una Gran Turismo a due ruote.